La corsa alle mie ali, il libro di Manuela Levorato, che è qui con me. Buongiorno. La Buongiorno. donna più veloce d'Italia, perché il tuo record dei 100 metri piani resiste ancora. Sì, è incredibile questa cosa. Sono ben 23 anni, ma di sicuro il libro, ecco, racconta tanto, tanto altro, non solo di record, appunto, e di vittorie. Il giorno in cui è scattato l'amore per la corsa me lo ricordo molto bene perché ero a scuola e durante una lezione di educazione fisica la mia compagna che mi ha cambiato la vita, Raffaella, ha detto: "Ah, io faccio atletica leggera", e da là qualche cosa mi ha trapassato e la curiosità di capire cosa significasse correre e fare atletica leggera mi ha tracciato il percorso della vita. E da lì ho seguito questa mia compagna di scuola in pista e non me ne sono più andata. Non è stato immediato il vincere, ma non era neanche importante. In verità, proprio avevo grande piacere a correre, a potermi esprimere e stare in questo posto meraviglioso che è una pista di atletica con questi anelli bellissimi, con questo prato in mezzo. Mi piaceva stare con i miei compagni, avere questa ritualità, quasi ogni giorno poi. Il più grande insegnamento che mi ha dato lo sport è stato quello di aver imparato come stare con gli altri, il rispetto appunto dell'avversario, la disciplina, mi ha educato in tutto e per tutto. Sei in questa copertina, hai un piercing all'ombelico, eri una delle prime atlete col piercing. Sì, all'epoca, primi anni 2000, incuriosiva tantissimo, forse più di quanto potevo poi fare in 100-200 metri, era effettivamente tra le prime, poi è scoppiata la moda, adesso il piercing, insomma, un Poi po' questa ovunque. bionda, c'eri tantissimo, un sacco di fan. È No, vero. sì, piccoli vezzi di un atleta che in verità dietro aveva una costruzione mentale e fisica importante e poi mi trovavo sulla gazzetta, i titoloni, piercing, cose del genere, vabbè. Manuela, oggi sei vicepresidente della FIDAL, quindi sei passata, diciamo, dall'altra parte della barricata. Sei stata un'atleta sul campo, oggi sei una persona che guarda l'atletica con occhi diversi. Forse non l'avrei neanche immaginato, però mi hanno dato questa occasione di provare a fare la dirigente sportiva e ho scoperto un mondo che è affascinante. Quando un atleta va a gareggiare, dà per scontato che ci siano i giudici, che ci sia tutta una struttura che ti attende e non è così. Adesso proviamo a ridare qualche cosa indietro di quanto si è ricevuto. Tu sei sempre stata una donna di grande progettualità, di grandi sogni, di grandi obiettivi da raggiungere. Il tuo prossimo obiettivo? Se il mio sogno da ragazzina era quello di diventare la donna più veloce del mondo, adesso è poter far fare possibilmente gratis sport a tutti quei ragazzini che non possono farlo o che non hanno dei genitori che nel pomeriggio si trasformano in autisti. Questa sarebbe veramente una grande vittoria. La corsa alle mie ali, il libro di Manuela Levorato. Grazie Manuela, buongiorno Mattino. Ma grazie a voi. Ciao.